Da Racconti brevi e straordinari di Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares, Lo schiaffo di Andrew Lang, 1891. Alcune erano traditrici, come Algard la Bella. Tre mariti ebbe, e di tutti causò la morte. Il suo ultimo signore fu Gunnar di Lidarendi, il più coraggioso e pacifico degli uomini. Una volta lei si comportò in modo meschino e lui le diede uno schiaffo. Lei non glielo perdonò. Anni dopo il nemico assediò la loro casa. Le porte erano chiuse, la casa silenziosa. Uno dei nemici si arrampicò fino al davanzale di una finestra e Gunnar lo trapassò con la lancia. «Gunnar è in casa?» gli chiesero gli assedianti. «Lui non so, ma la sua lancia sì», disse il ferito e morì con questa battuta sulle labbra. Gunnar li tenne a bada con le frecce, ma alla fine uno di loro gli tagliò la corda dell'arco. «Intrecciami una corda con i tuoi capelli», disse alla moglie Algard, che aveva lunghi capelli biondi e lucenti. «Ne va della tua vita?» chiese lei. «Sì», rispose Gunnar. «Allora ricordo quello schiaffo e ti vedrò morire». Così Gunnar morì, sconfitto da molti nemici, e uccisero Samr il suo cane, ma non prima che Samr uccidesse uno di loro.